Gabriele. Ossia, pilota e motore. No, no, tu devi guardare. Ma non ci hanno. Allora, con Raduano Tarquini su Clio Gruppo A, dopo la seconda prova speciale, come procede? Diciamo che stiamo cercando ancora di interpretare la macchina, erano un po' di anni che non correvo, quindi stiamo vedendo un po'. Abbiamo passato di 5 secondi il secondo passaggio, sì, però sì. Non mi piace, cioè, potremmo fare ancora meglio. Benissimo, una prova speciale veramente spettacolare, poi in notturna ancora più affascinante. Sì, certo, no, la prova è bellissima, la macchina va anche bene, sono io che sono ancora un po' insicuro. Cerchiamo di lavorarci un po'. Benissimo, riuscire a trovare subito un setup per queste macchine così aggressive con tanti cavalli non è cosa facile, soprattutto per chi corre ogni tanto, no? Sì, infatti, sporadicamente chi non corre da 3-4 anni, quindi è un po' peggio, diciamo. Comunque faremo del nostro meglio. Il fascino della notte ti piace? Certo che mi piace. La notte ha sempre delle luci, una cosa molto particolare, la concentrazione è anche diversa, sei avvolto proprio, è una bellissima. Sono quei fari così affascinanti che lasciano veramente la pelle d'oca. Sì. Ragazzi, i miei in bocca al lupo, intanto ci ha raggiunto anche un altro amico qui, concorrente, il presidente della scuderia. Allora, un saluto alla telecamera, un saluto a tutti insieme. Un saluto al New Jolly Motors. Un saluto alla New Jolly Motor. Da tutti, è il minimo. A domani allora, ragazzi. Ciao. Allora, con Raduano su Clio Gruppo A dopo la prova speciale 5, come procede? Procede l'apprendimento, fa un caldo cane e sto soffrendo veramente tantissimo il caldo. Comunque stiamo cercando di adattarci alle gomme nuove, quelle FIA, stiamo lavorando un po' sulle pressioni, speriamo insomma, che riusciamo a trovare. Adesso partiamo con gomme diverse, un po' più dure, vediamo un attimino se va meglio. Benissimo, prova speciale San Salvatore, una prova molto veloce ma molto insidiosa. E l'ho fatta in maniera molto ma molto insicura, si può abbassare tantissimo, sicuramente al secondo e terzo passaggio toglieremo un bel po'. Benissimo, allora per te una gara sicuramente in crescendo, per avere il proprio entusiasmo. Decisamente, grazie. Allora un appuntamento a dopo e i nostri in bocca al lupo ad entrambi. Crepi. Mm-hmm.
Allora Raduano Tarquinio, finalmente alla fine di questa meravigliosa gara con una bellissima Clio Gruppo A7. Allora, emozionati? Contenti? Sì, contentissimi, abbiamo iniziato finalmente a prendere la mano con la vettura, abbiamo abbassato i tempi tantissimo, notevolmente. Siamo contenti, soddisfatti. Tarquinio, a fianco Raduano, scusatemi, emozionante? Allora, se, una cosa che sanno, sanno in pochi, lui è il mio maestro, io quando ho iniziato a correre 16 anni fa, chi mi ha insegnato a leggere le note è stato lui. Benissimo, quindi portarlo... Un ritorno con maestro e allievo, ben figurati, con una posizione in assoluta? Dovremmo essere intorno al 12°-13° assoluto, terzi di classe. Benissimo, con questo partiauto non era cosa facile rientrare nella top 10, soprattutto con queste strade velocissime dove la percorrenza era più per i macchinoni. È vero, è verissimo, però noi con questo biaggiolino siamo riusciti a dire la nostra e soprattutto a imparare a capirla meglio. La prossima volta andrà sicuramente meglio. Benissimo, allora non vi resta altro che godervi il vostro momento di gloria sul palco e un appuntamento alla vostra prossima gara. Grazie, grazie a tutti. Loro sono Sante Raduano e Alfredo Tarquinio, a bordo di questa Renault Clio per la New Jolly Motors. Classe A7, loro sono terzi di classe, 15° assoluti. Eccoli qua, eccoli. Hola, complimenti. E vengono intervistati da Marco Milano. Sì. Tra un po' io ho finito le domande. Anzi, no, faccio fare. Aspetti, signor pilota, io faccio fare. Qui ci sono delle facce di persone che di rally. Rally. No. Chi capisce? Lei capisce? Faccio una domanda veloce al pilota. Niente, vorrei dire soddisfatti del tracciato, giustamente come avete detto, però il caldo si è sentito, è così? Hai visto che domanda subito, però si chiama Franco. Ce l'aveva preparato. Franco. Si chiama Franco, ma no, sono due. No, la gara è bellissima, velocissima, solo che il caldo di oggi è stato veramente impossibile, è stato veramente dura. Sai che quanti gradi c'erano oggi? 35, 40? Macchina ce ne sono 60. Quindi pensate alle condizioni, poi con queste tute di certo non vi aiutano, insomma. Poco, ci aiutano veramente poco. Tu sei Tarquinio? Sono io. Tarquinio quale? Superbo? Chiamo Prisco, dai. Prisco, Tullio De Prisco. Era l'altro. Allora, ci sono le premiazioni? Sì, le premiazioni, perché loro di classe sono terzi, giusto? Sì, sì. Terzi di classe, quindi le nostre Miss consegnano il premio di terzo di classe. Mettiti di là. Foto. Hai visto però Franco era pronto, eh? È stato prontissimo a sottolineare come i piloti. Sì, sì, no, un attimo solo perché c'è una sorpresa, siccome c'erano anche i bambini. Allora, ci sono ancora qua, ancora qualche bambino. C'è, non andate via perché sta per entrare un ospite per voi, che è il figlio dell'uomo ragno. Fatelo entrare. Figlio dell'uomo ragno. E dove? Ah, già. Ma l'avete fatto già entrare? Scusate, Batman, fate un applauso. Batman, arriva il figlio di... Bene, premiati, sono a posto. Loro sono andati a casa. Marco, meno male che ci sei tu, davvero. Però. Grazie, anche il mio psicologo. Grazie all'equipaggio numero 15, a Sante Raduano e Alfredo Tarquinio. Grazie. Per la New Jolly Motors, a bordo di questa Renault Clio, classe A7. Il tempo, non sto dicendo i tempi, 39 primi e 31 per questo equipaggio che sta per scendere dal palco. E questo è un altro simpatico, Massimiliano. Sì, assolutamente. E sale l'equipaggio numero 9.